veramente una piacevole sorpresa questo Honor 6, un telefono fatto da Huawei, e ve lo mostro qui. Vedete, è veramente difficilissimo trovare il logo Huawei. Quello che appare subito è proprio la scritta Honor, e vado subito a farvi vedere che cos'è, che contiene la confezione. Innanzitutto il dispositivo che prendo e metto da parte, tra l'altro confezione molto ricca, dotata di ben due pellicole fronte e retro che io ho già applicato sul telefono. Poi qua tutta una serie di manualistica. Abbiamo il classico cavo USB micro USB, l'adattatore per la ricarica da parete, e qui delle cuffie che non sono in-ear ma sono di una buona qualità. E mettendo da parte la confezione, vado ad accendere il dispositivo veramente molto bello, molto elegante, una linea che a me è piaciuta tantissimo. E qui sul lato destro abbiamo questo sportellino dove possiamo inserire una SIM e una micro SD che viene letta veramente molto rapidamente ed è fino a 128 GB, pulsante per accensione, spegnimento, blocco, sblocco, bilanciere per il volume, jack audio entrata per il jack audio da 3,5, microfono e qui sensore ad infrarossi. Sul lato sinistro non abbiamo niente. Sul retro abbiamo la fotocamera da 13 megapixel con il doppio flash LED. Vedete, qui ci sono tra virgolette le mie ditate sulla pellicola, ma il telefono è veramente molto molto bello. Qui abbiamo l'altoparlante di sistema e qui ovviamente il logo. È molto carina la texture che c'è, se riuscite a vederla sul dispositivo. Sul fronte abbiamo una fotocamera anteriore da 5 megapixel e questi sono sensori di luminosità e prossimità. Allora, la cosa più interessante di questo device è sicuramente il prezzo. Prezzo che si aggira intorno ai 250 euro, quando lo trovate in offerta, altrimenti di base avrete circa 300 euro. È un telefono che supporta LTE, quindi 4G, telefono octa-core, e questo è veramente il punto di forza di questo dispositivo. Ha una fluidità veramente impressionante, ve lo vado a far vedere subito. Tra l'altro, telefono basato sulla MIUI, vedete, vado ad abbassare un po' la luminosità, che in questo momento non vedo, eccola qui. Ok, dicevo che la fluidità del sistema è veramente ottima, non ha alcun tipo di impuntamento. MIUI, tra l'altro, molto iOS style, quindi non abbiamo un drawer un menu delle applicazioni, bensì tutte le app sono qui su queste schermate principali. Vi dicevo, il processore, il chipset è un Huawei HiSilicon Kirin 920 Cortex A15 e Cortex A7. I processori quad core da 1,7 GHz Cortex A15 e quad core da 1,3 GHz Cortex A7. La GPU Mali T628 MP4, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria, espandibili fino a 64 GB e non 128 come ho detto prima. Partiamo subito con la prova sul browser stock. Mi vado a riconnettere al nostro sito NewsGeek. Vediamo che il telefono ci mette veramente niente a caricare. Molto definita la risoluzione del display, 1920x1080p, fa sì che si possa leggere molto molto bene sul dispositivo. Vado a chiedere il sito in versione desktop e mentre carica vi dico che la densità di pixel è di 445 ppi, il display è un IPS LCD e i colori sono veramente molto molto fedeli alla realtà. Questo è il nostro sito. Vado a caricare una notizia in modo che possiate vedere. Tanto vi ricordo che il nostro sito adesso gira molto più fluidamente perché abbiamo spostato il tutto su un server dedicato, quindi i caricamenti e tutto risultano molto più fluidi. Nella parte
Messaggistica, qui andiamo su WhatsApp e vi faccio vedere la tastiera. Questa è la tastiera che io ho installato. Ho installato la tastiera di Google, tra l'altro ho fatto anche la guida se vi interessa. E la tastiera che c'era di serie, onestamente, non è che mi sia piaciuta moltissimo. Vado a mettere quella italiana e meglio ancora questa qua. È la swipe per Huawei. Prendiamo il caricamento, eccola qui, questa è la tastiera che c'è di base. Proviamo a scrivere come, ecco qua, la vita. Ovviamente io ho sbagliato. Comunque, sì, non è che i suggerimenti mi piacciano tantissimo, per questo che preferisco la tastiera di Google. Soprattutto col design di Android 5.0 è veramente il top. Andiamo a vedere un po' il comparto audio per vedere come si comporta. Questa qua. Vi faccio sentire il classico file audio. Come potete notare, appoggiando il telefono su una superficie piana o comunque mettendolo in tasca, questo assorbe tantissimo il suono. Onestamente avrei preferito che avessero messo lo speaker di sistema qui sulla parte inferiore, anche perché sicuramente c'era lo spazio. Vedete che qua la maggior parte è vuoto, si poteva sicuramente implementare da qualche altra parte. È comunque un telefono indubbiamente molto valido. Vi faccio vedere anche CPU-Z, come inizierò a fare anche in altri modelli. Veramente il telefono si comporta molto molto bene, anche per quanto riguarda la parte della fluidità. La ricezione è veramente impeccabile, sempre in 4G con questo telefono, dove il mio LG non prendeva, stava sempre in 3G. Invece questo telefono o ha un'antenna piuttosto ottimista, oppure effettivamente prende leggermente sopra la media. Vi faccio vedere un gioco come lo gira, tanto per io vi faccio sempre vedere Temple Run, perché eccolo qua che è caduto. Faccio sempre vedere Temple Run perché non mi complico con giochi pesantissimi, anche perché non credo che tutti vadano a stressare il telefono con dei giochi pesantissimi. Molti si accontentano di alcuni giochetti così, che non impegnano tantissimo la CPU e la GPU del dispositivo. Quindi ho trovato un compromesso. Temple Run mi pare un gioco abbastanza accessibile a tutti, molto rapido, quindi vedete, lo gira bene, non ci sono assolutamente problemi. I 3 GB di RAM si sentono, mi piacciono tantissimo le impostazioni qui. Soprattutto possiamo andare a personalizzare un po' tutto quello che ci serve. Qui possiamo andare ad espandere le impostazioni. Già che ci siamo, vado nelle impostazioni, vi faccio vedere un po' come sono organizzate. Qui display, veramente potete andare a personalizzare come più vi piace. Non ho mai avuto sinceramente bisogno del risparmio energetico, anche perché la batteria da 3100 mAh vi assicuro che si comporta molto molto bene. Poi la CPU non è molto energivora, potete metterlo anche in ultra, insomma vedete, porta tutta una serie di settaggi molto interessanti. Mi piace tantissimo la fluidità di questo telefono, veramente sono rimasto stupito appena l'ho acceso. Andiamo nel comparto fotocamera per farvi vedere un po' anche le foto che riesce a fare. Intanto la messa a fuoco è buona, anche quella automatica, vedete, riesce a mettere a fuoco senza problemi. Poi qui un po' tutti i settaggi, dipende da quello cui avete bisogno. Insomma, facciamoci vedere anche internamente. Sì, sto filmando con iPhone 6, sono veramente
bellissimo. E questo è un po' tutto. La qualità dei video potete andarla a scegliere, non fa i filmati purtroppo in 4K, anche se a mio parere avrebbe potuto farcela benissimo. Comunque questo è tutto per questo Honor 6, un telefono sicuramente validissimo, e io ve lo consiglio per quanto riguarda gli acquisti adesso nel periodo di Natale. Veramente, se lo trovate a circa 200 euro, correte, prendetelo, perché è un dispositivo validissimo. Per il momento è tutto, amici di News Geek, qui Sebi. Per qualsiasi problema, per qualsiasi informazione potete scrivermi. Per il momento è tutto, ciao.